Continua la difesa dell'attuale Arena Borghesi da parte di Lega Ambiente e Italia Nostra. Nella giornata di sabato le due associazioni hanno organizzato un flash mob in Piazza del Popolo per protestare contro l'espansione del supermercato Cona dall'intero di un quinto dell'area occupata dal cinema e il conseguente abbattimento di alcuni alberi. Un'operazione, secondo il Comune, resa necessaria anche per finanziare il restauro delle opere murarie attorno all'area cinema, opere che, secondo l'associazione, potrebbero essere riqualificate con 100.000 euro da finanziare attraverso vari investimenti privati o pubblici, art bonds, fondi europei e procedendo per stralci. Questo qui è un anniversario, praticamente si ritorna a ricordarsi in occasione della giornata del paesaggio, giornata nazionale del paesaggio, che è il 14 marzo, ma a causa climi, si ritorna a parlare del paesaggio, in questo caso qui il paesaggio Arena Borghesi e tutto quello che noi abbiamo difeso, abbiamo portato avanti, abbiamo sempre cercato di ricordare a Faenza. Nello stizione c'è scritto no al cemento, cioè voglio dire l'identità del paesaggio non la si può barattare con uno scambio, diamo una pulizia, quello è il paesaggio in sé, nella totalità, con la sua peculiarità, gli alberi, fa parte dal Fontanone, lo Stradone, all'Arena Borghesi. Si diceva una storia che è partita molto tempo fa, com'è la storia esattamente? Dunque noi oggi con questa iniziativa abbiamo voluto collegare idealmente due piazze, la piazza del popolo, che è il centro civico della comunità, con una piazza speciale del cinema che tutti i faentini amano, che è l'Arena Borghesi. L'11 giugno del 1928 l'Arena Borghesi inaugura, dopo l'incendio dell'anno prima, ristrutturata nella forma in cui è arrivata fino ai giorni nostri. L'unica differenza è che non ci sono più i palchetti a lato del proscenio. Ma la sua architettura del paesaggio, fatta di mattoni, ma soprattutto di grandi alberi, è arrivata fino ai nostri giorni. Il teatro all'Arena Borghesi è ancora un teatro tra i grandi tigli e i suoi tassi. La stampa dell'epoca documentò questa persistenza di un importante spazio verde che praticamente rappresenta un suo giardino, l'essenza del luogo. Se verrà realizzato l'ampliamento del supermercato Conad a lato dell'arena, questo spazio, che corrisponde a un quinto dell'intera superficie, verrà distrutto e occupato dalla nuova volumetria del supermercato. L'arena non sarà più la stessa Arena Borghesi che noi conosciamo. Questa è la storia di Arena Borghesi, questi sono i fatti del paesaggio dell'Arena Borghesi e sono documentati dalla stampa dell'epoca. Abbiamo voluto ricordare in questa occasione, con questa iniziativa, questo anniversario che rischia di essere celebrato col cemento. Noi siamo fortemente contrari, noi non siamo per una celebrazione di questo luogo dopo 90 anni a suon di cemento. L'essenza di questo luogo è data proprio dalla sua architettura del paesaggio e noi desideriamo, come i tantissimi faentini che hanno firmato la nostra petizione, che questa architettura del paesaggio venga salvaguardata. I teatrini che voi vedete in questi appesi alle colonne sono stati fatti solamente attraverso pieghe, incastri e tagli, non ci sono scarti, come noi vogliamo che non ci siano scarti nell'Arena Borghesi. L'Arena Borghesi deve rimanere nella sua, può essere conservata nella sua integrità. Dicevamo, tantissimi faentini, sono quasi 2700 le firme raccolte. Andrete avanti ancora? Ma noi non ci fermiamo, noi andiamo avanti ancora, anche perché comunque c'è la gente, lo chiede, ed è nostro compito anche tenere informate le persone di quello che sta avvenendo. Poi è chiaro che ci sarà un momento che dovremo anche consegnare, però l'importante è che comunque ci sia ancora richiesta di sapere, di essere informati. Federico Lega per Faenza Web TV.